benvenuti e benvenuti a questo incontro speciale, questo web meeting speciale organizzato dal Complexity Institute in collaborazione con il Festival della Complessità. Quindi questa, questo evento stasera si svolge all'interno di una manifestazione nazionale, forse molti di voi avranno già sentito che da maggio, come avete visto, Uh, a fine giugno, metà luglio, si svolge il Festival della Complessità è la tredicesima edizione, il tredicesimo anno e uh, il Festival della Complessità è un festival diffuso di eventi, manifestazioni. Um, sia da adesso da quest'anno in presenza che online e il Complexity Institute um, è, um, da diversi anni che è promotore del festival uh, insieme all'associazione Dedalo e altri amici, partner uh, molti dei quali voi sicuramente uh, conoscete allora all'interno di questo festival che quest'anno ha un tema perché ogni anno il festival sceglie uh, un tema e quest'anno eh, adesso eh, ha un, un tema specifico, ma al di là del tema specifico, ehm, noi abbiamo deciso di eh, fare un evento un po' speciale, orientato cioè mh, a, alla partecipazione di tutti, quindi sotto forma laboratoriale. Eh, il titolo è eh, Complexity Bias Lab, e eh, la cosa che più ci intriga e più si onora è che. Uh, questo evento viene gestito da un gruppo di persone che ha uh, frequentato il master in complexity management e che adesso partecipa io direi molto attivamente all'attività della nostra community la community del complexity io non, uh, non rubo tempo loro uh, dico solamente che saranno loro a guidarci in questa serata uh, attraverso un'esperienza che alternerà momenti di um, come dire, di presentazione del tema e momenti laboratoriali in cui verrete coinvolti tutti, io sono molto grato a loro perché ehm, ehm, è un'espressione molto, io direi, felice e piacevole di una cosa che noi abbiamo denominato gruppi di apprendimento, cioè gruppi che si autogestiscono, che si auto scelgono un tema di lavoro e lo portano avanti per poi proporlo oh, a tutti. Quindi eh, è un processo di contaminazione, che uh, per noi è una cosa veramente magica. Quindi io ringrazio tutti loro, non faccio i nomi perché tanto si presenteranno da soli, e adesso passo la parola a Irene che vi presenterà il gruppo e le attività di stasera. Veramente grato, grazie. Grazie mille, Dario. Eh, benvenute, benvenuti tutti quanti stasera, grazie per essere qui. e Grazie a Dario Marinella, al Complexity Institute e al Festival della Complessità che ci ospita. E vi racconto un po' chi siamo brevemente. Appunto, Dario ha un po' anticipato, ci siamo chiamati Complexity Bias Group. Uh, ci siamo conosciuti all'interno del Master in Complexity Management, che è un percorso che abbiamo adorato, fatto, iniziato nel 2021, insomma, e che evidentemente dei semi ha lasciato perché siamo ancora, ancora qui. E a un certo punto abbiamo scoperto che tra di noi avevamo tutti l'interesse a voler approfondire la tematica dei bias e quindi abbiamo detto perché non farlo insieme e così ci siamo costituiti come primo gruppo di apprendimento della community del Complexity Institute, dando anche vita poi ad altri gruppi che sono sorti dopo di noi e che si sono raggruppati intorno ad altri temi e questo appunto è un elemento di, di ricchezza e di valore della, della comunità in cui siamo inseriti e, e allora abbiamo iniziato a studiare questi bias insieme e scoprendo che era una storia senza fine perché appunto abbiamo iniziato a 2, dicembre 2021 e siamo ancora, ancora qui oggi allora eh, vi presento i, i membri del gruppo eh, ci sono Anna Suozzi Alessia Strozzi, Federica Savin, uh, Simone Ferrero ed io. e assieme a noi, stasera, abbiamo tre persone a cui siamo molto molto grati che ci aiutano perché volevamo estendere questo laboratorio al maggior numero di persone possibile. Quindi abbiamo chiesto aiuto a tre persone che fanno parte della community del Complex Institute, che sono Sara Tremi Proietti, Fatima Carbonara e Maurizio Cavazzoni. Che uh, faciliteranno nella parte uh, dei lavori di gruppo assieme a noi. Ecco, allora adesso io lascerei la parola a, ad Anna che uh, introdurrà il tema di questa serata e poi invece passeremo alla parte laboratoriale che ci spiegherà Alessia. Grazie mille ancora. E, grazie Dani e anche da parte mia un coloroso benvenuto insomma a voi tutti. E, come anticipato appunto da Dario, faremo, questa sera svolgeremo una breve attività laboratoriale proprio sul tema dei bias. Eh, sono certa che molti di voi hanno già avuto modo di approfondire l'argomento, eh, tuttavia eh, col gruppo abbiamo pensato proprio a beneficio di tutti coloro che oggi sono collegati e che magari non hanno avuto l'occasione eh, di affrontare o comunque di approfondire il tema. Abbiamo pensato comunque di eh, come dire, introdurre veramente a grandi linee, proprio in maniera molto generale, appunto il tema dei bias, un po' l'argomento, il concetto cosa sono i bias, come funziona eh, la nostra mente e come in alcune situazioni sostanzialmente ci inganna e ci, e ci conduce eh, a degli errori diciamo, di, di valutazione. E qui abbiamo un po' voluto raffigurare questa immagine eh, perché, appunto, mh, per noi mh, sicuramente diciamo, la mente è senza dubbio oh, uh, come dire, mh, una risorsa dalle risorse infinite diciamo così e alcune conosciute altre sicuramente sono ancora da scoprire è comunque un universo che va ancora eh, diciamo scoperto eh, tuttavia nonostante diciamo questa, queste risorse infinite che la nostra mente ha in alcuni casi quotidianamente laddove diciamo riceve una quantità di informazioni eh, molto elevata così come eh, stimoli eh, numerosi stimoli non a caso insomma a livello di informazione si sta parlando e con Adol, mh, la parola appunto infosfera, proprio in queste situazioni eh, si trova costretta in qualche modo a selezionare le informazioni, gli stimoli a cui dare diciamo maggiore attenzione e, e nel fare questo attiva eh, sostanzialmente degli automatismi, quindi eh, nei momenti in cui siamo chiamati eh, quotidianamente a prendere delle scelte o perché no a formulare diciamo delle nostre opinioni. E perché lo fa? Perché di fatto eh, tende a eh, economizzare diciamo tempo e risorse mentali, e cerca come dire, la nostra mente cerca di eh, ottenere e, e il massimo rendimento con il minimo sforzo e quindi eh, sostanzialmente si affida a delle così, scorciatoie eh, cognitive che portano però ehm, a delle semplificazioni cognitive che di conseguenza possono come dire, indurci a, a prendere decisioni o valutazioni non del tutto oggettive. E, oltre a questa propensione diciamo, la nostra mente ha anche un'altra un propensione ovvero quella di eh, eh, leggere eh, nessi di causa e effetto diciamo così, tra elementi che sono vicini tra loro e quindi fa un po' più di fatica invece a mettere insieme cause e effetti che invece sono un po' più distanti diciamo, sia in termini di, di tempo e, e tra virgolette, di spazio um, Diciamo, questa sua attitudine è il motivo per cui, eh, non solo si, attiva, uh, si attivano questi automatismi, ma uh, soprattutto. È sono manifesti in uh, contesti particolarmente complessi quindi eh, si manifestano questi, questi automatismi in modo significativo oh, nei, nei contesti complessi eh, perché? perché appunto di fatto sono appunto um, caratterizzati da molteplici variabili interconnessioni interdipendenze comunque diciamo non hanno uh, dinamiche lineari um, quello che eh, Posso dire che sicuramente i bias cognitivi agiscono sia a livello individuale ma sicuramente anche a livello di, di contesto. Quindi non sono solo eh, ruoli di valutazione individuale, ma possono anche manifestarsi appunto a livello sistemico, a livello collettivo. Giusto eh, per, per fare qualche esempio, insomma, nei contesti organizzativi possono per esempio verificarsi dei bias a livello di cultura aziendale. Eh, tutti quanti assistiamo quotidianamente alle varie implicazioni sociali, no? quindi ai pregiudizi, alle discriminazioni che si generano, così come eh, possono anche manifestarsi nelle nostre attività quotidiane. Eh, mi viene in mente ad esempio il lavoro che alcuni miei colleghi diciamo, ehm, attenti così alla raccolta dei dati, all'interpretazione dei dati, sostanzialmente sono spesso e volentieri nell'interpretare inter questi dati, sono soggetti proprio a, delle, eh, come dire, eh, a questi automatismi questi bias cognitivi eh, si parla anche un altro esempio si parla moltissimo anche del, del di come diciamo evitare di portare nell'intelligenza artificiale quelli che sono i bias cognitivi nostri bias cognitivi insomma questo solo per dire insomma l'importanza che il bias cognitivo ha per ciascuno di noi ma anche nel contesto più in generale eh, nella prossima slide eh, ecco qui Abbiamo voluto eh, riportare questa immagine che eh, diciamo, al gruppo è molto cara, no? che poi richiama sostanzialmente un concetto di fondo, ovvero che eh, oh. nessuno di noi è esente da questi automatismi, cioè, nonostante gli sforzi possibili e immaginabili, comunque è impossibile elim eliminarli. Tuttavia è importante conoscerli, riconoscerli e essere insomma consapevoli che siamo soggetti a questa vulnerabilità e che quindi in qualità, questa vulnerabilità spesso limita l'efficacia delle nostre scelte e delle nostre decisioni, ma anche eh, come dire, le nostre prospettive, il, mondo, il modo di guardare e il mondo così eh, complesso. Quindi essere consapevoli eh, di questo potere diciamo così, di esclusione dei bias eh, rispetto invece a un pensiero eh, come dire, più oggettivo, più inclusivo sistemi che sicuramente eh, un buon punto di partenza eh, nella slide successiva abbiamo un po voluto riepilogare perché spesso insomma eh, abbiamo negli approfondimenti che il gruppo ha fatto abbiamo visto che eh, di fatto insomma ci sono eh, diverse tipologie di clusterizzazioni eh, noi abbiamo voluto qui raccoglierne alcuni nel senso ehm, a nostro avviso ci sono delle macro-categorie, uh, un tipo di bias può essere sicuramente legato al sovraccarico informativo, no? quindi nella nostra mente nel, come dire, nel ricevere input da diverse fonti eh, per gestire tutte queste informazioni, quindi filtra, quindi opera diciamo, questa uh, azione di filtraggio delle informazioni. Possono invece essere legati alla carenza di informazioni, quindi spesso appunto, le informazioni che abbiamo sono frammentate, non sono complete, eh, come dire, la nostra mente cerca comunque di trovare un senso nelle cose e nella ricerca di questo senso sostanzialmente va a come dire a riempire quei vuoti, quella, quelle parti, diciamo, eh, per rendere il tutto eh, più lineare. Sono sicuramente, come dire, eh, altri bias legati alla rapidità, quindi tutti noi sappiamo quanto e. Eh, con, nella nostra quotidianità dobbiamo decidere diciamo così con una, con una certa sollecitudine quindi per poter decidere in maniera così solerte il nostro, eh, la nostra mente sostanzialmente eh, agisce attraverso questi scorciatoie mentali e quindi salta de, a volte a delle conclusioni eh, pur senza aver magari colto il dettaglio delle informazioni e infine eh, ci diciamo, sono dei bias legati un po' più a ricordi quindi ognuno di noi ha fatto determinate esperienze ognuno di noi ha al proprio vissuto, abbiamo le nostre memorie che sono bellissime, ricchissime, in alcuni momenti però sono anche come dire, ehm, fonte anche di eh, influenza su quelle che sono poi eh, le nostre decisioni. Nella slide successiva abbiamo eh, voluto insomma, eh, ripresentare questo libro bellissimo di Daniel Kahneman, lenti e pensieri veloci, eh, anche perché eh, per richiamare un po' eh, lo studio che ha fatto insieme a Mostrelski sul campo, proprio su questo campo di studio, e, e sul, eh, sulla scoperta del, del fatto che l'errore umano eh, eh, spesso diciamo, è legato a dei comportamenti cognitivi proprio della nostra mente. che non necessariamente sono legati all'irrazionalità delle, delle persone. Eh, a un del vero, diciamo, eh, prima di Kahneman, eh, un altro scienziato, un economista, anche diciamo, uno psicologo, se non ero anche vinto un premio Nobel, eh, Herbert Simon, già, aveva già parlato a suo tempo di razionalità eh, limitata, ovvero del fatto che in, case, in alcuni casi le nostre azioni dipendono sicuramente dalle informazioni che abbiamo al nostro interno. Dipendono anche dalle informazioni che riceviamo dal contesto di riferimento, però spesso, informazioni dipendono a, spesso e volentieri dipendono anche da, eh, dai da alcuni limiti cognitivi della, della nostra mente. E nel suo libro, appunto, Can eh, Kahneman eh, evidenzia sostanzialmente la contrapposizione tra pensiero euristico e pensiero algoritmo, e, 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 e lo fa diciamo, attraverso due concetti di base che sono qui raffigurati ovvero sistema 1 e sistema 2 eh, secondo Kahneman il, il primo sistema è legato sicuramente a un modo di operare molto veloce eh, molto automatico diciamo, viene, eh, la nostra mente lo applica sostanzialmente senza alcun controllo volontario il sistema 2 invece eh, concentra un po' eh, sulla, la sua attenzione su delle attività eh, le attività più impegnative così, no? che richiedono un po' più um, di tempo di logica, quindi ad esempio dei calcoli molto complessi. Qui nella slide trovate come dire, delle indicazioni veramente di massima di questi due sistemi che vi invito poi ad approfondire attraverso questo libro. Ma sicuramente eh, diciamo, ehm, sono utili e le abbiamo richiamati per, eh, per diciamo, come dire, ehm, raffigurare quando e come mh, si verificano i bias. Sostanzialmente si verificano quando il sistema 1 entra in funzione, appunto, abbiamo detto, in maniera molto istintiva, molto veloce e ci fa inciampare, portandoci poi a delle decisioni, appunto, che sono istintive e non sempre sono quelle, come dire, ottimali. Eh, quindi, questo uh, generalmente poi conduce anche a dei pregiudizi, conduce anche a delle percezioni che appunto non si rilevano, uh, non si, non si, scusate, non si eh, rivelano uh, uh, accurati, soprattutto appunto nel mondo complesso in cui viviamo. Uh, concludo semplicemente nel dire che, eh, Diciamo, l'attività del sistema 1 che vedete qui raffigurato che procede diciamo in maniera molto tra virgolette grossolana è nel totale delle nostre attività, eh, quello del sistema 1 corrisponde al circa il 95% rispetto alle attività invece che vengono eh, implementate dal sistema 2, che sono appunto una minima parte, solo il 5%. Eh, concludo eh, semplicemente appunto ricapitolando, cioè, mi rendo conto che in questa esposizione, oltre al fiume di parole, come dire, ho eh, forse dato un'inclinazione una, un negativa dei bias e quindi vorrei concludere con una domanda. Domanda, ma quindi, secondo voi questi bias sono negativi oppure no? E quindi capire se possiamo conoscere, ne riconoscere, possiamo agirle e se sì come. E quindi eh, diciamo, con questa domanda, eh, forse possiamo aprire il laboratorio e, e quindi cederei la parola ad Alessia Proprio per l'introduzione del laboratorio e per riflettere su questi ed altri aspetti. Quindi, io vi ringrazio per l'attenzione, per la vostra pazienza e cedo Alessia a te la parola. Grazie Anna. Allora, visto che Anna ha iniziato a farvi una domanda, se avete anche delle domande potete tranquillamente scriverle in chat, risponderemo a tutto alla fine, dopo il laboratorio, quando avremo più tempo. Eh, iniziamo appunto con eh, proprio mettere diciamo, le mani in pasta con, eh, con il laboratorio iniziamo visto che mh, abbiamo un pubblico diverso non sappiamo chi, che esperienze abbiamo se abbiamo già usato zoom eh, in, nelle sessioni secondarie quindi in, in, in muoversi in altro luogo andiamo con la logistica. Arriveremo, la prima cosa che verrà fatta nel laboratorio verremo divisi in gruppi. Ok, il logaritmo di Zoom auto in automatico ci manda dentro a una. A una sessione. La cosa importante è che siete voi a, a poter cliccando su Entra a entrare nella sessione. Questo è molto importante. Poi, per ritornare qui nella sessione plenaria dove siamo adesso, non ci sarà nessun problema. Un minuto prima della chiusura delle stanze ci sarà un piccolo messaggio che dice: Tra un minuto ritorniamo tutti nella, nella sessione plenaria e non dovrete fare nulla, verrete direttamente catapultati da Azzurra. Poi andiamo adesso proprio alle istruzioni eh, del laboratorio. Allora, come ho detto, saremo divisi in gruppi. Ogni gruppo avrà uno scenario. Ci sono cinque scenari, quindi alcuni scenari eh, verranno ripetuti. Ci saranno il laboratori divisi in due fasi. La prima parte è una fase di lavoro personale seguita da una fase di lavoro in gruppo ed è all'incirca 12 minuti. La seconda parte, che invece durerà 20 minuti, è una fase di lavoro di gruppo. Allora. Eh, il tempo che avete non è poco, non è tanto, è esattamente quello di cui abbiamo bisogno per lavorare, quindi questo chiaramente richiede che ci sia concentrazione e ehm, interazione e la cosa estremamente importante è che ci sia poi una restituzione in plenaria. Affinché ci sia una restituzione, voi dovete tra di voi decidere un portavoce per il gruppo. Ok? Quindi questo quando entrate ricordatevi ci sarà anche un facilitatore insieme a voi che farà da timekeeper, quindi vi guiderà eh, lungo diciamo, per le tempistiche, a cui tra l'altro potrete anche fare delle domande se c'è qualcosa eh, di non chiaro. Ogni facilitatore ha un, un PowerPoint che vi aiuterà anche a svolgere il laboratorio passo passo e soprattutto nella seconda parte nel lavoro di gruppo in fondo ci sarà anche uno spazio per scrivere. L'ultima cosa, eh, cosa, ma chiaramente la cosa più importante, è che questo laboratorio verrà bene se tutti noi partecipiamo. E partecipiamo significa anche che chi di solito partecipa poco cerca di condividere e chi invece di solito sa che mh, diciamo si esprime sempre in modo eh, molto presente o che magari usa delle frasi molto lunghe può anche cercare, insomma, di sintetizzare un pochino perché il tempo che abbiamo a disposizione è quello dato perché poi saremo come vi ho detto tutti catapultati nuovamente insieme qui in plenaria eh, penso di aver detto tutto e penso allora di poter dare la parola a simone che ci può catapultare nella, nelle stanze eccomi allora adesso eh, aprirò le stanze se non vedete quel messaggio non vi preoccupate perché ci sarà una stanza che per questioni logistiche rimane nella plenaria, in modo che se qualcuno poi deve riconnettersi riusciamo in qualche modo a, a riprenderlo e io sarò in plenaria con, con un gruppo. Quindi adesso apro le stanze e dovreste vedere la maggior parte di voi un invito a entrare. Prego. Ok, allora siamo nella fase della, della restituzione, vi invitiamo ad essere brevi, avremo un paio di minuti per gruppo. E presenteremo prima la restituzione di un, un, di un gruppo per scenario e, e poi vedremo, insomma, cercheremo di dare anche la parola agli altri se, nella misura in cui sarà possibile con il tempo. Quindi ci scusiamo in anticipo per il, i tempi un po' ristretti. Allora partiamo subito con il primo gruppo, il gruppo che aveva il bias del, del compito di svolgere un compito eh, facilitato, facilitato da Simone. Chi è il ecco, portavoce? Il portavoce è portavoce Cristina. Allora, ok, eh, bene, allora mh, abbiamo affrontato un bias mentre dovevamo affrontare, appunto, dovevamo portare a termine un compito eh, eh, un po' inaspettato perché racconto brevemente eh, praticamente dovevamo avere un, pochissimo tempo per fare un piccolo break e per cui ho proposto una stazione mh, dove andare perché era veramente vicinissimo al posto dove, dove eravamo e la persona mi ha detto no lì non ci andiamo perché ci sono i marocchini <ride> e tra l'altro appunto una persona che mi aveva appena finito di dire che credeva, cioè seguiva eh, così la religione di Buddha per quel che è generosità, open mind. E tutte queste cose, no? Ecco, eh, eh, mi ricordo che io fui colpitissima da questa cosa. E, eh, per cui, eh, diciamo che il controbias per me è stata un po' l'accettazione in quel momento della persona, perché altrimenti sarei stata razzista anch'io, no? nel senso che eh, voglio dire. Non, non avrei cioè, così, avrei forse così interrotto quella relazione, così istintivamente, perché c'è stata una reazione di tipo emotivo da parte mia. Ecco, allora quello che mi ha aiutato molto è stato quello di, eh, sia l'accettazione, quello di passare in modo leggero attraverso una situazione pesante, utilizzando anche l'ironia. Ecco al gruppo se vuole aggiungere qualche cosa magari il gruppo che mi è, eh, con cui ho condiviso questa esperienza Teresa vuoi aggiungere una pillola velocissimo eh. Eh. abbiamo visto abbiamo parlato del, dell'illusione del controllo eh, del sovrastimare alcune situazioni e il gruppo ha anche ribadito la necessità mh, della relazione la relazione quindi il confronto con l'altro era un po' eh, diciamo così um, il filo conduttore di vantaggi, svantaggi, rischi e contromisure, come riconoscere il bias attraverso comunque l'ascolto interno e anche però la relazione e l'apertura con gli altri, eh, il vantaggio è stato quello magari di conoscere meglio eh, chi aveva di fronte, no, Cristina, giusto? Dell'altro e... lato chiaramente il rischio è tutto l'imbarazzo mm. e tutta la programmazione di un setting che alla fine non era probabilmente favorevole a quello che era il tipo di incontro. Io dico mm. questo, Cristina, per aiutarti se è ok, poi non so se qualcun altro. Benissimo. Grazie, okay. grazie mille. Scusatemi, ma appunto il tempo un po' ci chiama insomma alla brevità, quindi per dare spazio anche agli altri mi piacerebbe passare allo scenario successivo. Uh... È lo scenario sul uh, decidere, e il facilitatore era Alessia. Mi parto di capire che Giuseppe alla fine, prima stava dicendo che si faceva avanti lui. Sì, eh, allora noi abbiamo discusso e poi scelto la mia storia che è una storia dove il problema era se dire o non dire qualcosa, quindi eravamo fermi sul discorso che in azienda molto spesso ci si pongono dei dilemmi etici dove uno non sa bene se dire un qualcosa o meno perché può andare a, a ferire la carriera di un'altra persona, quindi c'era un dilemma etico. Ehm, nel mio caso, appunto, mi sentivo in difficoltà se fare la spia o meno perché questa persona che mi doveva aiutare a formarmi come direttore amministrativo non era in grado di farlo e quindi non sapevo se dirlo. Ehm, a questo punto, eh, io mi sono bloccato. Quindi abbiamo visto che c'è stato un po' un'escalation bias perché nel reiterare, nel, nell'aspettare, nell'attendere le cose si sono andate a complicare e, un po e, e quindi poi la situazione è precipitata e quindi la mia paura delle conseguenze poi le ho create io con il mio comportamento che ho creato altri tipi di problemi, altri tipi di conseguenze. E la soluzione dei bias secondo me non è quella di apprendere tutti i nomi di tutti i bias e come funzionano, ma di affinare il sentire. Poi non c'è stato il tempo del confronto con i, con i compagni e del, del mio gruppo, però per me affinare il sentire significa appunto trovare una, un, uno strumento che mi guida, uno strumento guida nelle mie decisioni, perché molto spesso noi... E nel decidere mh, ci affidiamo alla logica, ma certe situazioni mh, vanno affrontate non con la logica oppure con l'istinto e anche lì quindi sono contro logiche e contro istintive. Per cui affinare il sentire mi può dare quel campanello d'allarme e quel, sentire quella vocina che dire no, questa volta quella soluzione non, è, no, non va a tuo vantaggio e quindi di cambiare. Questo è un po' quello che mh, è emerso. Grazie, grazie mille. E passerei al gruppo successivo, il, il bias eh, del gruppo di Irene, e quindi lo scenario di interagire con qualcuno. Sì, abbiamo Samuel che proprio da subito si era proposto come portavoce, <ride> abbiamo un po' stretto. Sì, dunque, la situazione che ehm, avevamo proposto era la mia legata al contesto in cui io come facilitatore e consulente all'interno degli studi medici venivo chiamato dottore nel senso di medico e quindi mi veniva eh, ehm, assegnato un ruolo in base al contesto e non era il mio quindi questo però il bias, il bias che, che ho appena menzionato riguardava più gli altri più che eh, la mia persona eh, a questo proposito, l'esperienza di Silvia, che eh, come libera professionista tendeva a mh, eh, promuoversi eh, un po' eh, con il freno tirato, per così dire, eh, mh, diminuendo un po' eh, la propria capacità e eh, per esigenze di trasparenza, di totale onestà, attivando un'attitudine un po' severa con se stessa, un po' autolimitante. Questo, ehm, era più, eh, è risultato più utile a riconoscere un paio di bias, cioè quello dell'effetto peggiore della media e quello della desider desiderabilità sociale. E, come mh, le riflessioni sui rischi e vantaggi dei bias... Eh, abbiamo menzionato l'aspettarsi competenze o servizi non esigibili, per esempio, o assegnare responsabilità o creare imbarazzo nell'altro, nel caso in cui a me viene dato del dottore quando, o medico quando non lo sono, eh, oppure mh, come riconoscerli, ehm, osservare gli altri e il loro linguaggio non verbale, chiedere feedback, essere trasparenti nella relazione, quindi magari chiedere se siamo corretti in quello che diciamo facciamo sicuramente lavorare su se stessi è venuto fuori sviluppare consapevolezza eh, anche ovviamente studiare e è mancato di dirlo per, per chiusura del, del tempo a disposizione però sicuramente sarebbe uscito anche ironia e leggerezza talvolta aiutano come contromisura di nuovo è tornato ad imparare a guardarsi da fuori e mantenere costante un osservatorio su di sé è un lavoro costante di autoconsapevolezza, eh, anche guardarsi dal di dentro e, e allenarsi a vivere delle esperienze in cui portare eh, riflessioni. Ecco. Grazie, grazie Samuel. Uh, passiamo allo scenario sul giudizio con il gruppo di Anna. Eccoci, grazie Sara. Io cedo la parola a Andrea. Andrea che restituisce appunto l'esperienza, però condivisa nell'ambito del gruppo, e Dario non sogliare. Allora, e non è un io... bias, è Dario. no, è il bias di Dario che vi ha detto mi sarò candidato, allora io ero di, con... di essere Don... brevi. Andrea. Vai, vai Donatella chiara, e, e, e un altro Andrea. Eravamo. Eh, lo scenario vai. è. Mia sorella deve acquistare delle finestre. Cosa fa? Chiama il fratello per fare da controaltare. In realtà entriamo tutti e due nello stesso flusso e becchiamo una truffa. Ok? Quindi, eh, dovevamo un po' identificare, rispondere a tre domande. Quindi, su uno scenario di questo tipo, dovevamo quali erano secondo noi i rischi e i vantaggi dei bias? Noi abbiamo intercettato che tendenzialmente siamo caduti in una sorta di superficialità legata all'imbonitore che avevamo di fronte, quindi siamo, non abbiamo avuto la capacità di valutare lo scenario, siamo entrati in un flusso di superficialità e abbiamo messo in discussione anche forse la, la relazione, perché in questo caso eravamo fratello e sorella, con i nostri bias potrebbe siccome è andata male la cosa, potevamo anche mettere in discussione la fiducia reciproca perché alla fine poteva anche succedere questo. Ehm, che beneficio? Apprendimento. Cioè, eh, valutando questa cosa, probabilmente abbiamo appreso dalla situazione, riguardando la ex post, eh, come ci siamo comportati e come eventualmente potremmo non comportarci più in certe situazioni. E la cosa che abbiamo imparato è mai chiamare un fratello a fare una negoziazione insieme a una sorella, perché poi entrano in cassa di risonanza e fanno peggio che magari far da soli. Eh, poi un'altra domanda, la seconda, era come poterli riconoscere? Cioè, in realtà ci siamo posti che forse la maggior parte di noi, se non li studia, non ha a che fare con qualcuno che glieli dice, che glieli spiega. Anna ci ha detto che sono più di 200. Come fai a sapere in che bias stai cadendo o cosa stai facendo? <ride> quindi, magari studiarli o confrontarsi con qualcuno è sicuramente una bella cosa. Evitare il giudizio immediato e quindi prendersi un po' di tempo per fare qualche riflessione in più. E poi fare un'analisi ex post delle quindi quando succede qualcosa provare a vedere insieme qual è stato il nostro comportamento e se siamo caduti in qualche, in questo caso effetto alone, adesso ve li dico, o l'effetto alo uh, o l'effetto di conferma. E infatti quali contromisure prendere, strumenti, azioni che potremmo applicare per ridurre gli impatti negativi, allora ridurli in, in toto non si può, sappiamo, non c'è il 100% della sicurezza non c'è il 100% di niente eh, oggi, a maggior ragione, e quindi sicuramente non ci siamo fatti abbastanza domande, non ci siamo presi tempo per riflettere e procrastinare un attimo una decisione, l'abbiamo presa troppo così, non dico di pancia, ma quasi, e abbiamo detto continuiamo a studiare le tecniche dei 5 perché, il decimo uomo, e poi alla fine siamo volati miseramente in una frittatona pazzesca eh, tutti e due, quindi insomma. Eh, abbiamo visto che abbiamo fatto probabilmente sia l'effetto halo, quindi abbiamo preso dall'imbonitore una cosa e l'abbiamo applicata a tante altre cose perché ci piaceva questa persona, perché parlava di argomenti eh, vicini a noi. E poi pure la conferma tra mia e mia sorella, cioè è contraddittorio. Lei, lei non faceva delle azioni, io non le facevo. Quindi ho detto, beh, vuol dire che tutte e due siamo d'accordo. Quindi siamo andati nel flusso. Grazie, Andrea, molto esaustivo. <ride> Eh, allora vorrei sentire gli ultimi due gruppi, intanto con il gruppo del, del ricordare che era con Federica come facilitatrice. E anche qui vi chiedo di sì, essere. Eh, grazie Sara. Sì, okay. la allora, sentire eh, anche noi... magari gli altri. Grazie. Ok, noi abbiamo Sofia ehm, e, e Company. Prego. Sofia? Maria. Sofia, forse non ha attivato il microfono, per caso è Sofia Mari? Esatto, adesso mi senti? Oh. Oh, okay. ok, sentiamo. Scusate, allora, quindi noi abbiamo lavorato su ricordare e quindi... Eh... I vantaggi e gli svantaggi del ricordare possono essere quelli di prendere una decisione sbagliata perché è non, non aderente alla realtà, ma il vantaggio può essere quello di applicare una scorciatoia, in qualche caso anche salvavita, perché eh, si è già avuta esperienza di una certa situazione. Si faceva riferimento, per esempio, alle alluvioni, alle... Ha già avuto esperienza di una certa situazione. Probabilmente va in allerta prima, attiva prima certe eh, misure di eh, sicurezza. Ehm, come si riconosce il bias? Ehm, adesso chiedo poi a conferma agli altri del gruppo. Secondo me, è la mancanza di aderenza alla realtà. Per me, è sempre il distacco, il gap. Con la realtà che stiamo vivendo. Eh, come a facilitarsi, eh, il compito di riconoscerlo, e magari crearsi delle domande proprio per delle domande per verificare se siamo in contatto con eh, quello che stiamo vivendo. Invito a tutti, la mia è un'estrema sintesi, quindi invito chiunque del gruppo che volesse aggiungere qualcosa. Grazie, Sofia. Sì, va benissimo, Prego. grazie. Grazie. Eh, così, dunque, avremmo altri due gruppi, però mh, siccome il tempo è finito, volevo giusto sapere se magari c'è qualcuno che, per, che vorrebbe aggiungere qualcosa che non è stato detto, giusto per così verificare che un po' tutti, tutti gli argomenti, i temi siano stati... Coperti. Se c'è qualcuno che vorrebbe intervenire rapidissimamente, magari degli altri due gruppi che erano sempre sul giudizio con Fatima e sempre sul ricordare con me. Qualcuno vuole alzare la mano per un intervento nell'ultimo minuto? Sara. Sì. Scusami, nel, nel, nel gruppo che ho tentato di facilitare e di cui Alessandro è il portavoce, è uscita una cosa molto carina che, che ha messo in evidenza. Silvia e quindi magari io pregherei Alessandro mi arrogo questa richiesta di, di magari ricordare questa cosa che penso possa essere utile a tutti certo. a quali ti riferisci in particolare eh, vediamo se te la ricordi no. a questo punto la Silvia se no la racconta la Silvia eh, forse meglio benissimo Vai, Vado velocissima, eh, ho detto semplicemente ricordarsi di respirare, eh, quindi la consapevolezza nel respirare nel, che ci permette di rallentare e accorgersi prima uh, del, del contesto, aumentare la, la consapevolezza e facilitare l'insight. Ok. Grazie per le vostre misure, l'abbiamo messo. Sì. Quelle abbiamo anche scritte nell'ultima slide, quindi in sostanza era questo. No, il, diciamo Grazie. che il, il, abbiamo applicato la domanda al gruppo stesso. Quindi in pratica eh, abbiamo ragionato eh, tra le, i, i bias più significativi quali si erano innescati nel gruppo. Va bene, e poi abbiamo cercato di sviscerare nel, nei limiti di tempo a disposizione quali erano, eh, diciamo facendo una piccola classifica, quelli che si erano manifestati con maggiore eh, prevalenza, quindi l'effetto riflettore, la desiderabilità sociale, l'effetto peggiore della media. Dopodiché, ah, certo. come risposto alle domande, abbiamo introdotto il concetto che... Ci sono moltissimi aspetti positivi nei bias, eh? che quindi, per eh, la posizione difensiva per l'attivazione di A rapporzata da B che porta C, che era il terzo che ho detto, sì. negativo frena l'ingresso nella discussione. Poi, per la domanda 2... No, Alessandro, seconda... scusami tanto se ti interrompo, però siamo un po' eh. corti coi tempi, però ti quindi. ringrazio molto del, della completezza, diciamo. Del, del tuo intervento e del, della precisione anche con cui hai, diciamo, chiuso un po' questo ciclo di, eh, di restituzione. Quindi, grazie molte. E ora appunto siamo, siamo in chiusura. Vi ringrazio tutti, diciamo, del, del lavoro che avete svolto. e Restituisco la parola a um, Irene. Mi sembra. Sì, ah, io vado a. <ride> Vediamo ovviamente se potete di stare con noi ancora una decina di minuti. Uh, allora, grazie mille per aver fatto questi lavori. Sono usciti davvero un sacco di spunti. Uh, vado dritta al punto uh, raccontandovi un po' a, come siamo arrivati noi. Ah, al laboratorio che, che vi abbiamo proposto, perché proprio come voi ci siamo trovati eh, nella situazione di dire come studiamo questi bias. Allora, prima li abbiamo iniziati eh, a leggere, sono più di 200, appunto, come diceva Anna: quindi, sì, da un lato li impari in un modo, però quello non, non ti impedisce, poi, di esserne eh, tu stessa, insomma, coinvolta. Uh, e quindi poi dopo abbiamo pensato: proviamo a riconoscerli nelle situazioni che ci capitano e, e vedevamo che era molto più facile riconoscerli negli altri uh, piuttosto che in noi stessi. E questo, questa stessa cosa ha un nome di un bias che si chiama bias blind spot. Uh, e allora dopo ci siamo detti: vabbè, ok, magari a posteriori. Si riescono, si riescono ad imparare quando si prendono delle decisioni errate, si può tornare indietro e vedere il processo che si è fatto, uh, e però rimanevamo non soddisfatti di queste risposte, uh, perché comunque non ci permettevano di intervenire nei momenti più opportuni, uh, e quindi ci siamo detti: vediamo se la complessità ci viene in aiuto, anche in questo caso, e chiediamoci come possiamo unire l'approccio situazionale. Allo studio dei bias, visto che sono fortemente legati ad un contesto, e quindi provare a vedere anche a priori in che situazioni si, si, si capita maggiormente in alcuni tipi di bias. E, e quindi ecco, questo è un po' il percorso che abbiamo fatto e poi le contromisure abbiamo cercato di individuare alcune contromisure anche noi come, come quelle che avete detto voi e poi magari cercare di declinarle anche in dei tool applicati a specifiche situazioni quindi prima di una riunione prima di un colloquio di lavoro eccetera eccetera e adesso insomma Simone vi fa vedere un po' meglio quel, come abbiamo organizzato tutto questo ragionamento esatto grazie Irene e con il supporto di Federica vi mostro un albero. Questo è l'albero che abbiamo costruito eh, dove sono disseminati nelle ramificazioni i vari bias rispetto a delle categorie, categorie situazionali. Quindi dove vedete le stelline sono alberi, le radici delle situazioni, quindi che corrispondono ai vari gruppi di, di laboratorio, svolgere un compito, interagire con qualcuno, decidere, dare un giudizio e riuscire a ricordare e come vedete eh, rispetto a ciascun settore rispetto a ciascuna categoria di situazione abbiamo poi una serie di domande una serie di domande che vedete in giallo eh, e a seconda del, del flusso logico abbiamo raccolto quelli che sono i bias più significativi rispetto a quella tematica e quindi è stato un modo di fondere la, la raccolta dei, dei bias con anche una, un approccio situazionale. Poi per ciascun bias, naturalmente, abbiamo appuntato alcuni, alcuni aspetti. Eh, in questo caso, con una mappa interattiva che poi porta alla, alla definizione breve, eh, che poi può essere chiaramente sviluppata e, e approfondita. Quindi, anche se eravamo in stanze separate, eravamo tutti comunque parti dello stesso albero con delle radici comuni che sono poi anche le, le passioni per quelle che sono un po' l'esplorazione. E soprattutto l'ascoltare e riconoscere. Stasera sono emersi tantissimi temi molto, molto utili e anticipo che il nostro è un percorso che non finisce: quindi è una consapevolezza che si aggiorna ed è un'esplorazione che continua. Quindi con questo vi ho condiviso un attimino il dietro le quinte e anche la situazione in cui eravate collocati all'interno del, del laboratorio. Grazie. E quindi eh, per concludere, eh, durante questi mesi di lavoro assieme, eh, lavorando, eh, studiando, incontrandoci, alla fine ci siamo fatti una domanda eh, che vogliamo condividere con voi. Ma qual è il bias della complessità? Noi un'idea ce la siamo fatta, però... Eh, ci piacerebbe sapere quello che voi ne pensate dopo l'esperienza di questa sera. E mh, ci potete scrivere per questo oppure se avete bisogno di approfondimenti, volete confrontarvi con, con noi, eccetera. Potete contattarci a info:complexitybias.it. Grazie a tutti di aver partecipato. Di essere stati con noi e di avere fatto questa esperienza assieme. Eh, non finisce qui, vero? Immagino per voi che Simone, Federica, Irene, eccetera, eccetera, no? No, infatti, come ho detto prima, l'attività continua ed è un'attività emergente, questo che ci piace. Quindi non abbiamo una roadmap, abbiamo soltanto un fluire e una volontà di, di approfondire di, e di esplorare. E, L'indirizzo mail sicuramente un elemento di contatto. Eh, pensiamo, se volete, di inviarvi un sondaggio mh, domani, eh, dove magari vi chiediamo anche un gradimento, spunti o comunque temi che possono avervi eventualmente interessato o anche suggerimenti per adattare un laboratorio come questo, eh, magari per fare un'edizione un successiva. Per il resto, mh, noi, come ha detto prima Irene, facciamo parte di un gruppo di approfondimento della Community del Complexity Institute e quindi l'invito a chi è socio è a partecipare e esplorare all'interno della community chi non è ancora può informarsi, qui siamo nella casa giusta eh, però ecco, lo spazio è aperto sia per entrare nelle dinamiche di team anche per proporre altri temi, altri gruppi di approfondimento quindi eh, ci piace questa circolarità che, che si innesca e che continua grazie Grazie, grazie a tutti, grazie, grazie, grazie Simone.